Raga, buongiorno e bentornati alla quinta selezione del 6.1 torneo delle rampe. Cosa sta facendo Franco? Siamo qui con questo caprone perché quest'oggi vedremo quali saranno i prossimi 10 veicoli a qualificarsi per questa incredibile sfida. Per chi vuole saperne di più, ovviamente, trova nel primo video tutte le informazioni che cerca. Detto ciò, raga, io direi bando alle ciance. Andiamo sopra, mi raccomando, un pollicione su di supporto, un commento qua sotto, un scritto. La nuova maglietta di Afrobob. E vi ricordo anche che va di là tutte le sere, dalle 21 in poi. Mi trovate nel link bloccato sotto nei commenti. Questa è la nostra magica ruota. Pioggia di razzi, detonazione randomica, terremoto. E vediamo un po' cosa ci salterà fuori stavolta. Basta, perché? Ma ce la fai a darmi per una volta due cose diverse di fila? Impossibile. Primo veicolo random. Deve essere un qualcosa che ancora non è qualificato. E la mamba cade a fagiolo, ovviamente. Andiamo di 40 di moltiplicatore e vediamo. L'esplosione è randomica, vuol dire che potrebbe avvenire, come no. E nel caso dovesse saltare fuori il veicolo, insomma, siamo capiti, detonazione randomica, non è che diventa più bello di prima. Vedete che c'è scritto il niente? Perché in pratica cicla tra il niente e l'esplosione. 640. Ok, quindi andremo bene o male verso l'autostrada. A me la mamma piace come macchina, peccato sia prestante come tipo il nonno che va, siamo capiti, no? Arriva qua, la segniamo. Come si dice, meglio di niente. Prossimo veicolo random. Sedler ancora non sei qualificato, quindi raga, quest'oggi lo utilizziamo più che volentieri. Ragazzi, sono 40 veicoli in meno. Abbiamo la rampa senza 40 veicoli. Vuol dire che c'è una possibilità di treni che non avete idea. Intanto il Sedler almeno un po', diciamo, cerca di farsi valere un pochetto, no? Niente, viene buttato verso nord. Lo segniamo, secondo posto, prossimo random. Abbiamo una XA21 per le super, non si qualificherà mai. E attenzione, perché l'ultima volta che ho detto così, sia il Bruiser sia la Raston, mi pare, hanno fatto una cosa assurda. Il record è dei 640, siamo più o meno a cavallo di quella velocità. Oddio, 570. Ciao. Ovviamente Asino va contro le case. Assolutamente sì. Vediamo se riusciamo a saltare. No, semplicemente no. Prossimo random, Phantom Custom. Vediamo un po' se mi danno... Ecco che scoppia. Ciao ne proprio. Vediamo se... Oh, asino supremo forse, raga. Con la detonazione il Phantom, cosa mi combina? Primo grande asino. Questo potrebbe essere veramente brutto, perché vorrebbe dire che il Deliberator non si prende l'asino. È complicato arrivare qua. Prossimo random. Sono un po' titubante. Sono anche un pochino... Ci sono rimasto male, ragazzi. Io voglio il Deliberator che sto già qualificato. La T20 è buona. Cioè, io la T20 sui monti ce la voglio, dai. Fai la brava. Vediamo. Primo posto, c'hai dei veicoli che si sono incidentati. Non credo ci voglia chissà cosa. Vai, se riusciamo a prendere bene il tetto, che me lo fa da rampa, sì. E niente, c'è quella passione di Amanda per i pali, per le cose così, niente da fare. Arriva qua, terzo posto, prossimo random. Abbiamo Arrotino di servizio. L'Arrotino, se salta bene, merita 720, il record è suo. Uno dei possibili vincitori. Se mi prende bene qua finisce in autostrada. Qua però è molto difficile. Infatti, per lui è complicato. Però, signori, primo posto intanto. E tanta roba aggiungerei anche. Lo segniamo, primo posto, prossimo random. Abbiamo a disposizione un'Italy GTO sportive. Non mi dispiace. Secondo me senza lode e senza infamia arriverà più o meno dove è arrivata la T20. Forse un po' di più. O T20, no, fa meglio della T20. Non pensavo. Cosa sto dicendo? Vado alla XA21. Prossimo, se, ciao. Prossimo random, abbiamo a disposizione una Glendale Custom. Va bene, ci sta, non mi fa schifo. Abbiamo una macchina di un palese tossico. 610 qualcosa. Raga, però... No. Aspetta! Raga, quinto posto, un po' boh. Paria sportive, vediamo un po'. Nulla che mi attiri così tanto. Allora, ci arrivi, no? Sì, la paria che ci arriva. Niente pali, eh. Niente pali. Lo prendo come un grandò. Arriva qua, la segniamo comunque. Prossimo random, un po' un pianto. Prossimo random, Space Dogger. Non mi intriga per niente. E vabbè, come si dice, non si molla un cazzo. Vai, fammi l'asino. Oh, raga, niente, ci ha provato. Qualcosa di caruccio ce l'abbiamo oggi. Una Coquette Blackfin. Cos'è? Oh, 630, raga, mi va sul monte. Basta sto palo. Perché tutte le macchine vanno dal palo? Mi spiegate sta cosa? Prossimo random. Abbiamo furgone con braccio elevatore. Un grande assente al momento di questa selezione. Non voglio tirare una gufata o offenderla in qualche modo, perché lei è buono. Non esplodere. Beh, ha avuto una leggera propulsione però con l'esplosione, eh. Va lui, io non posso toccarlo finché non si è fermato. Cioè, se mi arriva prima esplodendo, un po' si gode, eh. Un pochetto si gode. Arriva qua, vediamo un po' a secondo posto. Tanta roba, prossimo veicolo random, niente male. Toros, per i su, vediamo. Diciamo che, secondo me, 6.50. Bene o male, arriviamo anche contro il palo. L'ho predetto il palo, quindi ci arriviamo sicuramente. Niente, ragazzi, andiamo contro la cisterna dell'acqua. No, cos'è sta roba? Serbatoio. È stato bello. Tutte qua, o il palo o il coso. Io veramente non sto capendo nulla. Prossimo random. Abbiamo a disposizione conoscenti cabrio. Vada, 600 qualcosa. Vai, sulla montagna. Brava. Meno male.
Mi ricordo quel meme sul Natale, dove in pratica c'è quello che riceve la scatola dell'iPhone, apre la scatola e dentro c'è i calzini. Terzo posto comunque, cioè diciamo che alla fine, volendo, ci può anche stare, però mi fa un pochino schifo. Prossimo random, l'Outlaw, se non si qualifica oggi, alla prossima selezione per farlo, poi basta. Quindi raga, non potremo avere sicuramente l'Outlaw oppure il Deliberator, i due king dell'asino, nello stesso torneo. Signori, arriva qua, ho paura che nemmeno il Deliberator possa qualificarsi. Prossimo random, orca vacca. Perché non mi ha avvertito nessuno? MTL Brigade di servizio, ma si è rotto la ruota, o forse no? Vai, 570, dai, te sei un veicolo enorme, come fai a fare così schifo? Piano! Premio Girella, prossimo random. Comunque stiamo avendo sempre veicoli che non ho avuto. Random, ti voglio bene per questa varietà incredibile. Non me ne frega più niente, perché il mio build commerciale è già qualificato. Il Brute è qualificato, il Pagliaccio è qualificato. Manca il Rumpo, manca il Pony, manca il Gang soprattutto, raga. Esplosione, magari una piccola propulsioncina ce l'abbiamo. Sni, non proprio. Detto ciò, non penso possa fare un buon risultato. Assolutamente no. Prossimo random, un Omnis. Vai, 600 Omnis, per favore, 680. A sbattere contro il build commerciale qua. Insomma, non la segniamo, prossimo random. È successo di nuovo. Aprova vola. Prossimo random, cosa abbiamo di bello? La Schwarzer, va bene. Forse un nuovo asino, raga. No, o magari fa una buona posizione anche così. Non credo proprio. Prossimo random, abbiamo a disposizione Dubsta 6x6. Basta ancora qua la detonazione, non serve a nulla. Guarda come assorbe il danno. Boom. Niente da fare. Prossimo random, Mule ancora deve qualificarsi. Cioè, immaginate la squadra formata da Barrax, Betoniera, Bill Commerciali e Mule. La fiera dell'oca praticamente. 700. Oh, vedi che sei un po' danneggiato, porca miseria, ma dovrebbe comunque salvarsi. Quanto lo amo il Mule. Mamma mia, Mule, come sei bravo. Voglio in testa, in prima posizione, vai. Nonostante questa rottura. Forse primo, non lo so, ma potrebbe essere primo. Terzo posto, raga, purtroppo. Ma va bene, credo nel Mule oggi. Spero si possa qualificare. Paragonere, anche lei ci sta provando da secoli. Quest'oggi però non funziona come la Rastore, come il Bruiser. Quest'oggi siccome fai una finaccia e basta. 573. Paragonere, quest'oggi l'asticella è bassina, Può passare anche mia nonna in carriola. Vai. Ho provato il gesto tecnico, diciamo. Nulla di così bello. Prossimo random. Sì, un Rumpo. Non ti azzardare a farmelo esplodere. Allora, 700 qualcosa mi devi prendere. 710, sì. Quando a fare bene la rampa, c'ho un moto d'orgoglio allucinante. Vediamo, vada. Non fare il godimento qua. Primo posto, bravado Rumpo. Era il suo giorno, me lo sentivo. Prossimo random, Drift Yosemite per le maschere. Io cosa, non vado manco giù, raga. Sto qua, aspetto, faccio il clown e scoppia. Abbiamo a disposizione, ma anche lui ci sta provando da una vita a qualificarsi. Almeno ci prova. Sasquatch, mi raccomando, 300, se ciao signori, nulla di bello. Prossimo random, abbiamo già qualificata l'intruder, non c'è ancora. Sapete che l'intruder, bella bella, io signori lo trasto. 660, vada, prenda così. Ela! No, ma l'intruder mi supera il Mule. Attenzione che un po' godo, perché è una di quelle macchine un sacco sottovalutate. Dai, perché dico un po' godo e questa si tronca. La vedo bene, una posizione del genere è tantissima roba. Prossimo random, BF Surfer, attenzione perché questa è una porcheria. 5.40, dove vai te? Sulla montagna. Sì, ciao raga, dalle casettine qua arriva. Dove è arrivata la Tornado? La Tornado manca. Mannaggia. Comunque è arrivata qua sta macchina, fa schifo, quindi niente da fare. Prossimo random, Cognoscenti 55 blindata. Esplode. Se arriva in fondo, raga, ed esce sul finale, può fare l'asino. Come vedete, il conta chilometri va avanti per la pendenza. Vai, vediamo raga se fa l'asino, va fuori. Attenzione. No, esce sul lato, quindi niente. Tornado per le sportive classiche, si sta godendo. O meglio, io sto godendo, poi vediamo. 40 di moltiplicatore per te, non lo so, non lo dico, non ti rompere. 700, se mi supera il cosa, anche la Tornado. Perché sul sasso maledetto? No. La Tornado ci sta mettendo dell'impegno. Ma Cristo Dio, c'è la sfiga che spinge. Come mia madre. È qualificata intanto, ma è una posizione abbastanza clown. Quindi non so come andrà a finire. Prossimo random, abbiamo una Rapid GT. L'ho già avuta? No, non l'ho ancora avuta, quindi va abbastanza bene. Questa scoppia secondo me. È andata, vediamo se fa l'asino. Deve arrivare in fondo perché lei comunque non ci arriva. Non ci arriva. Prossimo random, abbiamo una Winnie Issy Classic per le compatte. È selvaggia, però può fare qualcosa di caruccio. 5.60, 5.70. Mi spiegate che sospensioni ha questa Issy? Cioè ha assorbito quel danno là della caduta della rampa in un modo assurdo. Prossimo random, abbiamo, che macchina è sta qua, la Tigon. È velocissima, mi dispiace un sacco, ma hai rotto le palle con gli aerei. Perché è lì? Ha provato, tu eri qua, imbecille. Gauntlet Classic per le muscle. È bella solo dentro queste miniature in legno, ma 6.30, vediamo. Allora, una montagna davanti a noi. Però perché tu andrai a sbattere contro una cisterna? No, nemmeno la cisterna. Ma che? Ma manco in 6 vite uno riesce a fare una roba del genere. Oh, Exemplar, Exemplar, come cavolo si pronuncia, per le coupé. Vai, oh, quasi 700, 6.70, 6.80. Non male comunque. Per favore, non esplodere. Sei una...
Anna, però forse ce la fa qua. Beh, fa meglio della Tornado, sicuramente. No, dai, raga, ma la Tornado mi va giù oggi, perché? Prossimo random. Abbiamo un XLS per i SUV, interessantissimo. 6,50 qualcosa? XLS, una chicca per i SUV. No, dai, ma anche tu, no! Ma avete rotto le palle! Là, tieni... no, raga, va verso sinistra. La pendenza non perdona. Vediamo se si ferma. Raga, se si ferma... Ah, si è fermato. Si avvicinano i veicoli. La Tornado va giù. Prossimo random. Vapid Deliberator. Deve esplodere per fare l'asino, altrimenti è assolutamente fregato. Sotto il colpo che solitamente lo porta fuori, l'assorbe tutto. Non ce la fa, raga. Guardate qua come assorbe. Nessuno tra Deliberator e Outlaw riesce a prendere l'asino. Si giocheranno il tutto per tutto nell'ultima selezione. È una roba veramente brutta. Prossimo random. La macchina di Ron Weasley. Attenzione, sono con te. Dimostrami di essere veramente un duro quest'oggi. 6 e 12. Non accetto le casette, Ron. Non il palo, Ron. Non il palo, Ron, attenzione. Proprio lui. Non lo so, ma ha fatto una cosa molto interessante. Ron trova il segnalino. Raga, qua applausone per Ron. Guardate che strano che la c'è pure. Faccia un segnalino, è veramente strano. Prossimo random. Il Moonbeam 700, sì. Anche lui forse lo vediamo. Teoricamente dovrebbe farcela. Anche se dovesse scoppiare. Perché non sto zitto? Ok, ma tu ce la fai perché c'hai lo slancio. Esatto, secondo posto, raga, il Moonbeam. Che veicolo. Seconda posizione. Ma ti va giù la Tornado. Io non voglio. Ciao, Ron Weasley. Ha tenuto giusto per un secondo, ma pazienza. Prossimo random. Già qualificato questo, lo Ziosi qua incastrato. Va bene. Già avuto il rumpettino che qualificato che godo. Il Marshall. Devi riscattare l'onore. Diciamo del tuo fratello cugino di sangue. Il Deliberator. No. Niente da fare. Prossimo random. Furgone con braccio elevatore. Dai, che mi scende la Tornado. Che palle! Non la voglio giù. Se non mi passa questa qualifica, Tornato impazzisco. Questo lo perde, sì, lo prende questo, dai. Prossimo random, siamo agli sgoccioli. Il pony, se passa anche il pony è la selezione delle meraviglie. 700 me li devi prendere, non ti devi rompere però. Bravo pony. No, 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 no. Boom, primo posto, proprio lui. Brutto pony per i furgoni, supera. Teoricamente il rumpo, perché io devo arrivare qua, è una diagonale così. Quindi i veicoli devono arrivare più a nord-est possibile. Di conseguenza, purtroppo togliamo il segnalino alla Tornado e lo diamo al pony. Prossimo random, abbiamo una Sultan, ma la Futo non esiste perché manca anche lei. Sinceramente, con questi 6,50, 6,20 d'uscita, un pochetto la Sultan, se prende bene quella salita e non esplode. Prossimo random. Allora, se si qualifica a Rocoto oggi, godo, ma tipo troppo. 700, 7,20, non esplodere Rocoto. Non mi fare scherzi, eh. Sì, ok. Prende il Moonbeam? Assolutamente sì che lo prende. Ma verso destra magari? Beh, direi, raga, che insomma, mi è piaciuto comunque. Il Rocottino mi è piaciuto. Seconda posizione supera il Rumpo. Secondo posto Rocoto. Quindi in prima posizione abbiamo il Pony. Rocoto in seconda e in terza posizione il Rumpo. Prossimo random. Pony già avuto. Il Gang, voglio il Gang. No! Non dico nulla. 40 di moltiplicatore. Possiamo aspettarci di tutto. Detonazione. Non si era mai aperto, direi. Dai, e devi girarti però, Somaro. Vada. Lui vola, se lui non gliene frega un cavolo. Vedi che si mette a levitare, guardalo. Guardalo, cosa fa? Non ho capito. Ma no, ma no, ma lui è uscito da davanti. Ma è asino. Insuperabile, asino supremo. D-Rail è già qualificato. Prossimo veicolo random. Andiamo con gli ultimi 5 di questa selezione drammatica. Con un finale veramente da non so cosa. Cos'è, una casco? Sì, è la casco per le sportive classiche. Che ci saluta prematuramente. Ci vediamo. Torero per le sportive classiche. Almeno questa non scoppia. Ma la Torero mi lascia un pochino. Mi ricorda una roba del genere. Compro un gelato, lo sto mangiando, mi cade. Dove va? Va a sbattere contro qualcosa. Sì, contro un pallo. Prossimo veicolo random. Navetta aeroporto di servizio, il terz'ultimo veicolo della rampa di quest'oggi. Vada, allora 590. Sapete che la navetta quest'oggi non mi dispiace. Dai, oh. Che skill, raga. Penultimo veicolo della quinta selezione del 6.1 torneo delle rampe. I gaie per le sportive classiche. Un po' si gode, vediamo. Devi darci tutto quello che hai. 715, non è una rapina, nel senso spingi. Anche se scoppi pigaia ti voglio qualificata, eh. Mi raccomando, vai sopra. Fermati. È dentro la pigaia, attenzione. Ce l'abbiamo qua. Poi non so se pigalle o pigaia. Io la leggo alla spagnola, poi sti c***i nel senso. Siamo arrivati con l'ultimo veicolo della rampa di quest'oggi. Abbiamo SUV dello sceriffo per l'emergenza. Veicolo curioso. Vai giù. Se non ti stampi bene, se ti stampi, va bene. 620, oh, veloce, eh. No, mossa dello zio. Colgo l'occasione per mostrarvi un bug bellissimo di GTA. Vi ho mostrato tanti anni fa, che è questa persona. Questa persona ha comportamenti strani. Nel caso dovesse capitare, o sono girate per GTA e lo trovate, andate a trovarlo, che non si sa mai. Arriva qua comunque, non la segniamo. E termina così anche la quinta selezione del 6.1 torneo delle rampe. Se la porta a casa un pony. In seconda posizione abbiamo il Rocotti. In terza il Rumpo. In quarta il Moonbeam. Questo non me lo ricordo. Mule, furgone con braccio elevatore, pigaie. Questa chi è? E purtroppo lui. Abbiamo D-Rail, treno merci, treni. Anche una selezione. Sono tanti veicoli ancora che devono uscire. Perché abbiamo tutte le coupé. Abbiamo a disposizione ancora Jackal. C'è l'F620. C'è la Zion.